Ok. Adesso, 48 è il totale, compreso il vostro 7, ovviamente. Adesso è il momento di Gigi D'Alessio, si alternano i nostri maestri e i nostri ospiti, ovviamente, che partono prima rispetto ai duetti con i coach. E questo è il percorso di Paolo Vallesi. Gigi, guarda. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita. Autocitarmi è l'ultima cosa che vorrei fare, ma quando ho cantato Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita, l'ho prima scritta e poi l'ho vissuta proprio in prima persona. A ora o mai più, Paolo Vallesi. Quando sono arrivato alla prima puntata non sapevo assolutamente cosa sarebbe successo, non sapevo se il pubblico mi avrebbe voluto ancora bene, non sapevo se sarei stato in grado di cantare a un certo livello. Non so se il cuore ce l'ha. Questa è passata, non me la ricordo più, è passata una settimana, cos'è successo? 10 perché te lo so. 10 Vallesi. Ho dato un 9 perché 9. Io insieme al 9 voglio dire a lui benvenuto, bentornato. Bentornato. Sei proprio bravo. Mi hanno commosso. Così è. Questo ora è mai più che ti mette veramente a nudo. Secondo me forse per la prima volta sei stata contenta di me. Ma io sono sempre contenta di te, ma devo pure. Ma che coach sono se non ti faccio... Voglio di più da te, di più. Mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. È un ragazzo che mi piace molto, mi è molto simpatico. Tu hai una settimana che non lo vedo, mi manca un po'. Guardate la classifica, incredibile! 3 cantanti che vincono la terza puntata di Oro Mai Più. Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Paolo Vallesi, 16 punti. È vero, così è finita la puntata prima di Sanremo. 3 al primo posto, assolutamente classifica incerta. E adesso, duetto. Siamo nel 2000, una delle canzoni più rappresentative, più belle, più amate di Gigi D'Alessio, Non dirgli mai. Con il codice 04 in gara Paolo Vallesi con Gigi D'Alessio. Tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, siamo ancora noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. Ma non è giusto pensarti, stasera il tuo cuore è un giambattito nuovo. Parla male di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo so il male che fa. Si stasera d'avessa la sa, dimmi mai che siamo stati a letto per un giorno intero, e la paura di quel temporale come ci stringeva, le nostre liti sui capelli, gli occhi, immaginando un figlio, tu ti segnavi pure il sopraffino. È stato bello quella notte al mare, dietro una barca aspettavamo stretti
che arrivasse il sole di quella volta per un tuo ritardo che ci tremava il cuore. Oh, quel falso allarme che ci teneva uniti senza far l'amore. Nascondi quegli occhi rossi, se pensi a me. Se pensi a me. Grazie Gigi. Standing ovation. Codice 04 per Paolo Vallesi, qui con Gigi D'Alessio, non dirgli mai. Mi fai salutare l'orchestra, certo. Meravigliosa, diretta da Leonardo De Amicis, complimenti, complimenti veramente di cuore. Votate, votate, votate maestri, votate, vedo delle facce sorridenti, Ornella è orgogliosa, ti guardava proprio con, proprio aveva la luce negli occhi, orgogliosa di te, vero Ornella? Molto. Molto, molto, molto. Allora, hanno votato tutti, velocissimi. Partiamo dai ricchi e poveri. Angela o Angelo? Un bel 10. 10. Grazie. Beh, grande anche emozione, perché, grande. Anche perché grande, sa grande. Inserirsi benissimo con Ornella Vanoni, ma anche con la magia che ha Gigi. Stai stato bravissimo, bravo. Grazie. Bravi tutti e due. Con una canzone così, facile. Bravo. Marcella. Beh, è stato un bellissimo duetto, devo dire, la canzone magica di Gigi, ho dato 9. 9, voto altissimo. Toto. Gigi, questa canzone avrei voluto scriverla io. Ehi. No, è un capolavoro. Poi comincia a dire che quello che avrei voluto scrivere di tuo io. L'hai fatta in francese. Per il Sud America. Guarda, già per me l'italiano è una lingua. La devi fare. Perché sono napoletano. La devi fare. Questo pezzo è internazionale. Grazie, grazie. 10. Ornella non può, ma probabilmente ti darebbe un 10 questa sera. È la volta che la vedo più soddisfatta dei tuoi duetti con altri. Vero, Ornella? Diglielo. Bravo Paolino. Mola la mia fidanzata. Uè. Sono fidanzata con tutto. Red. È mia. Insomma, sentirli cantare e suonare così, cosa vuoi? Io ho dato un 9, ma giusto per non peccare di buonismo, come al solito. No, ma vi voglio raccontare un secondo una cosa. Sì. Allora, noi avevamo inciso un pezzo che si chiamava Quando lui ti chiederà di me, che l'argomento è un pochino non dirgli mai, no? Certo. Toccava un pochino le stesse cose. E io lì mi sono innamorato di Gigi D'Alessio, perché ci siamo incontrati nella hall di un albergo e noi avevamo detto, sì, beh, in effetti questo pezzo di Gigi assomiglia un po' a una cosa che abbiamo fatto noi. Lui mi è venuto incontro e mi ha detto, voglio, mi piaceva troppo la vostra, ha già voluto farla anch'io così. Cioè, questa è l'onestà di uno che dice, mi sono ispirato, ma col cuore, e io lì mi sono innamorato di lui, perché un uomo che ti dice una cosa così non puoi non volergli bene. Grandissimo. Ma Gigi è un grande. Orietta. Allora Paolo, sei stato più bravo delle altre volte, ti ho dato 9. 9! E quando Orietta dà 9, tanta roba, eh? Vai, Fausto. Quando c'è una standing ovation così bella, spontanea, non puoi andare contro il pubblico, che è l'unico che ha ragione. 10. Rettore va contro chiunque. Devo dire che di solito il rettore non guarda in faccia a nessuno. No, infatti io il pubblico non l'ho guardato, però ho guardato loro. E grande D'Alessio, suoni il pianoforte magnificamente. Vallesi, tu mi piaci sempre di più. Bravo, 10. È reciproco. Guardate il totale di Paolo Vallesi, 67. Grazie, posso 30 secondi, sì. Perché Gigi ha fatto un grande regalo a me oggi,
Lui ha fatto un concerto 2 anni e mezzo fa a Firenze, andai a trovarlo, andai nei camerini e lui mi chiamò e mi disse: canteresti volentieri La forza della vita con me al Palasport di Firenze? Voglio dirti. E io gli dissi: stai scherzando, mi stai facendo un regalo incredibile, 7.000 persone che cantavano così. E lui mi disse: ho un po' pudore a chiederlo perché a volte lo faccio paura, mi venga detto di no. Questa è la testimonianza del, non del grande artista, ma della grande umiltà e della grande persona. Grazie. No, io se mi lasci dire qualcosa, veramente. Sì, mettiamoci qua. Volevo dire che cantare le canzoni di Patti Pravo sono così nostre queste canzoni, che è difficile per chiunque entrare e cantare in queste canzoni. Devo dire che Paolo è stato veramente bravo, per chi non dirgli mai, è una canzone armonicamente non facile, ma soprattutto la ritmicità della melodia è abbastanza difficile. Si studia al conservatorio. Esatto, bravo. E grazie. Quindi devo dire che è stato veramente molto bravo, molto molto complimenti. Bravo. Accomodati Gigi, che è finito Gigi, anzi.